Ora è ufficiale Alfonso Di Sabatino Martina, detto Dodo, che negli anni passati ha ricoperto anche il ruolo di assessore al comune di Teramo, si candida alla regione a sostegno del presidente uscente Marco Marsiglio. Non è la prima volta che Dodo si candida in regione, l'altra volta non ce la fece per circa una trentina di voti. La mia storia parla per me, è un'emozione non indifferente. Torniamo a candidarci dopo un po' di tempo e lo facciamo con grande entusiasmo. Ci sarà anche l'UDC al suo fianco. Beh, l'UDC è la mia storia, quindi come non esserci l'UDC? L'UDC è parte di me, come lo è la mia storia di centrodestra. E quindi da questo punto di vista speriamo di fare un grosso risultato per noi, per la gente e per questi amici che sono qui. Qual è la promessa che però vuole fare agli elettori? Rappresentare con dignità, orgoglio e un po' di competenza questa provincia e questa città che hanno perso tanto, che in questi anni, mi permetto di dire, ha avuto risultati non confacenti alle aspettative, al ruolo e alle capacità che questo territorio può mettere in campo. Quindi con Marsiglio avrò un rapporto leale, ma avrò la schiena dritta, come nella mia vita, i miei 50 anni. Presente all'evento anche il segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa. L'UDC ha avuto una storia importante in questa regione, eredi dei democratici cristiani che hanno fatto grandi cose in questa regione. Vorremmo tornare attraverso personalità come Dodo Di Sabatino, che ha militato nel nostro partito da sempre, no, ritornare ad essere quello che sono stati i nostri padri della democrazia cristiana in questa regione, quindi essere più concreti possibili nell'agire politico. La vicinanza ovviamente è quella al presidente uscente, Marsiglio. Sì, sostegno al centrodestra, noi siamo nel centrodestra, lo siamo a tutti i livelli nazionali, regionali. C'è un rapporto assolutamente positivo, un centrodestra che è molto unito, al di là di quello che magari si dice, ma insomma c'è un terzo molto unito e che sta in tutti i modi cercando di portare fuori l'Italia dalla situazione di difficoltà in cui si trovava. E c'è da sperare molto.